Anch'io, insomma, sto cominciando, anzi, diciamo che avendo fatto le primarie, ormai la campagna elettorale è cominciata molto tempo fa, ma continuiamo ad essere in corsa. La riflessione che ho fatto in questi giorni è: meno male che ho 33 anni, quasi 34, perché altrimenti l'energia non saprei davvero da dove tirarle fuori, perché è un'impresa massacrante, ma veramente gratificante. Dopo la testimonianza di Cagliari, la testimonianza di Iglesias, che sebbene vicina, rappresenta probabilmente uno scenario abbastanza diverso, uno scenario sicuramente molto difficile, in cui cercare di portare la buona politica, diciamo per una serie di tradizioni storico-politiche che ci accompagnano. In termini di contesto economico e produttivo, abbiamo una situazione abbastanza disastrosa. Siamo la provincia, quella di Carboni Iglesias, con il PIL più basso d'Italia. Abbiamo dei tassi di disoccupazione disarmanti e dei tassi di fuga dei cervelli incredibili. La sfida qual è? Quella di cercare di recuperare tutte le energie, sia quelle che sono rimaste in Sardegna, sia quelle che se ne sono andate, per provare a fare un progetto di rilancio del territorio, un progetto di rilancio del territorio che passi attraverso direttrici di sviluppo diverse rispetto a quelle che abbiamo visto sino ad oggi e che cerchi di valorizzare l'immenso patrimonio ambientale di cui la nostra terra, la Sardegna in generale, ma il Sulcis Iglesiente, la città di Iglesias, con la memoria storica rappresentata dalle miniere, il fantastico patrimonio ambientale di cui godiamo, ma allo stesso tempo anche tutto il patrimonio di cultura, le tracce della memoria che sono conservate nel nostro territorio, per cui ambiente, cultura e soprattutto la valorizzazione piena delle risorse umane come chiave per il rilancio del territorio e un ricoinvolgimento di tutti, a partire dai giovani, nella buona politica. Quindi questa è la sfida che ci stiamo giocando ad Iglesias, con entusiasmo e con un'immensa voglia di farcela e di arrivare sino in fondo.